Allora, amici di questo speciale Salone di Seili, attenzione perché qui adesso c'è una situazione proprio particolare. Mai visto una situazione del genere. Abbiamo tutti, o quasi, ci sono un paio di assenti che adesso evocheremo, però i rivenditori, i distributori e quindi i marchi, i brand dell'abbigliamento specializzato della vela sono tutti qui allo stand Studio TV di Seili TV, con anche qualche prodotto esposto qua dietro, e quindi io vado a presentarveli. Cominciamo da qui. La North Sail è rappresentata da Dario Comacchio. Ciao Dario, benvenuto, come sta andando il salone? Stanno benone, grossa affluenza, grosse vendite, tanti contatti soprattutto, che è quello che siamo venuti a fare, portando la nostra linea Crew Collection, la cosa che volevamo raggiungere. E ci fa molto piacere. Poi, andando avanti, abbiamo Riccardo Colla, che invece rappresenta il marchio Masto. E poi tu, adesso, siccome uno degli assenti è Ellie Hansen, perché hanno da fare, adesso al di là di tutto, poi il nostro Marco Perazzo, amico, lo salutiamo, però sapete che i due brand Ellie Hansen e Masto adesso appartengono alla stessa proprietà. Quindi, come sta andando per te, Riccardo? Molto bene, direi, dopo un paio d'anni di assenza da questo salone siamo tornati e siamo molto contenti dei risultati che stiamo avendo. Okay, adesso torniamo da te. Davide Friedman, invece, possiamo dire che siete un po' una new entry, no? Perché Toyo, il marchio Toyo dell'altro nostro amico Andrea Laura, tu sei invece, lo rappresenti adesso, salutiamo Andrea, e Toyo è un marchio nuovo, ma l'altro anno avete fatto l'esordio al salone, questo è già il vostro secondo salone, come sta andando? Sta andando molto bene, devo dire, avevamo da presentare ufficialmente il nostro nuovo marchio, appunto, con la prima serie di prodotti che abbiamo proposto sul mercato. Bellissimo, bellissimo, da un Davide all'altro. Davide Della Valle invece montura, sapete che insomma è un marchio abbastanza diffuso per chi va in montagna, per chi ha la passione della montagna, però adesso state sbarcando anche sulle onde del mare, come sta andando per voi? Questo per voi è un esordio assoluto al Salone Nautico? Esordio assoluto, una collezione finita ad agosto e subito presentata per il salone, e abbiamo scoperto che poi in realtà la montagna non è poi così vicina, lontana, così lontana dal mare. Abbiamo trovato tanti bei riscontri. È vero, la montagna non è lontana dal mare, ha ragione. Invece lui, guardatelo qui, Maurizio Ramacciotti è All Blacks, non a caso, perché lui è Sail Racing, e Sail Racing è adesso veste Team New Zealand, no? In Coppa America. Quindi come sta andando per voi? Anche per voi mi sembra che sia una prima volta. No, è la seconda edizione, sì, è il secondo anno, e siamo contenti perché per noi questa è un'occasione per dare visibilità a questo brand che a livello internazionale è sicuramente uno dei più guardati, e in Italia sicuramente è ancora un brand di nicchia. Era una bella occasione, quindi siamo contenti della nostra seconda partecipazione. Aspettiamo domani per tirare un po' le fila, per chiudere un po' e capire come sta andando. Allora, io vi ho detto che era rivoluzionaria questa occasione, perché vederli un po' tutti insieme non capita tutti i giorni. Nelle altre precedenti edizioni del salone avete visto dei servizi sui singoli stand, sui singoli prodotti, sui singoli brand, sui marchi, però stavolta li abbiamo messi tutti insieme. A un certo punto, quando abbiamo pensato questa cosa, ci siamo immaginati che poi durante il talk show vi foste azzuffati, perché dice qui c'è un mercato, capito, da contendersi, cioè siete competitor, siete rivali, però poi siete anche amici, ovviamente, no? Allora adesso io vi chiedo, faccio la stessa domanda per tutti, e sempre mantenendo, però stavolta parto da qua, la stessa domanda per tutti, ed è: che mercato è? Che prodotti ci sono nell'abbigliamento specializzato della vela? Quali sono i vostri referenti, cioè i vostri clienti? A chi vi riferite? A chi cercate di vendere i vostri prodotti? Cioè, su qual è un po' proprio il vostro lavoro? Beh, diciamo, la collezione di Sail Racing che nasce come un'azienda, comunque un'estrazione molto tecnica, quindi dedicata a un utente che va principalmente a vela e fa regate di altissimo livello. La collezione però poi alla fine si declina anche con altri prodotti che poi sono portabilissimi nella vita quotidiana, quindi i nostri clienti, come primo approccio, è un cliente comunque che ha nel DNA comunque un discorso nautico, però poi è un cliente che vuole, per quanto riguarda noi, un prodotto comunque abbastanza esclusivo, con un'immagine pulita, con un'immagine sicuramente pulita, ma anche un capo confortevole. Quanto conta questa partnership col mondo dell'America's Cup con Team New Zealand?
Noi ci siamo fatti conoscere con la precedente partnership nella precedente Coppa America con Oracle, e conta tantissimo, perché se pensate che un team come New Zealand, che comunque è abituato a vincere la, diciamo, la regata fra virgolette tra le più prestigiose, non voglio dire la più prestigiosa, quando sceglie un partner per un discorso tecnico di abbigliamento, è chiaro che si cerca di rivolgersi al meglio che c'è sul mercato, quindi per noi è un motivo d'orgoglio e anche chiaramente un motivo per, è un'occasione per farci conoscere ai più. La prossima coppa vedrà anche una barca italiana, e questo sicuramente aiuterà, per quanto mi riguarda il mio pensiero, aiuterà molto il la tutto, comunicazione, tutto, anche per quanto riguarda poi anche un discorso di attenzione al mondo nautico della vela, e sono convinto che potrebbe, sarà una grandissima occasione. Davide Della Valle, anche per voi lo stesso discorso, e anche voi avete i vostri testimonial. Il principale è Gaetano Mura, grande navigatore, nostro amico, e anche questo Melges 24 che mandate in giro per le regate, di ragazzi giovanissimi, simpaticissimi. Esatto, è stata per l'azienda Montura, legata totalmente all'alpinismo, è stata un po' un'esigenza quella di affrontare il mercato della nautica, perché proprio i nostri clienti alpinisti, ad esempio Gaetano è un ottimo rocciatore, è un ottimo alpinista, abbiamo avuto esigenza di offrire una piccola parte dei nostri campionari dedicata alla nautica, specialmente alla vela. E poi sì, noi entriamo in punta di piedi perché abbiamo davanti dei colossi che sicuramente non possiamo scalfire, però partiamo dai giovani, partiamo dai ragazzi, le tecnologie le abbiamo, nell'alpinismo siamo leader ormai da più di 20 anni, e soprattutto ci sono dei prodotti molto simili che sappiamo lavorare nelle nostre aziende. Noi siamo produttori, non ci occupiamo, non compriamo da terzisti eccetera, quindi noi produciamo nelle nostre aziende italiane. Questa è una differenza da rimarcare sicuramente. Una cosa che penso anche da casa si potrebbero chiedere, questa fetta di mercato dell'abbigliamento specializzato è sicuramente un mercato appetibile, importante, però insomma ci si fa una forte competizione per aumentare la propria fetta, la propria quota di mercato. Se un'azienda nuovissima come Toyo entra in questo mercato, oppure una storica che viene dalla montagna come Montura, vuol dire che ci sono ancora, ci si studia dal punto di vista manageriale la possibilità che il mercato possa ancora essere ulteriormente segmentato. Quindi qual è l'obiettivo di Toyo? L'obiettivo prioritario ovviamente è di farci fare conoscere il nostro brand, e poi al di là delle grosse parole, le cose sono abbastanza semplici. Per farsi conoscere bisogna dimostrarsi seri da subito, e noi da questo punto di vista lo siamo, abbiamo l'esperienza, eppure essendo giovani. Abbiamo l'esperienza perché il nostro socio di riferimento ha una lunga esperienza del settore, del mercato. E cosa possiamo fare? Possiamo fare dei prodotti che parlano da sé dal punto di vista, dal punto di vista del taglio e dal punto di vista della qualità. Cerchiamo appunto di lavorare appunto anche sul servizio, che una parte del mercato richiede, e quindi allora siamo pronti, abbiamo internamente, siamo internamente strutturati per fare personalizzazioni. Quindi servizio al cliente e servizio nel rispetto delle consegne, e nel proporre sempre dei nuovi prodotti che possono solo dare soddisfazione a chi li acquista. Certo, prodotti e quindi servizi al cliente, al customer. Riccardo Colla, Masto, anche te la stessa domanda, anche voi testimonial, attenzione, si è conclusa da poco la Volvo Ocean Race, voi siete stati più che presenti a questa regata intorno al mondo. Sì, allora Masto è da sempre un marchio di nicchia, un marchio che il suo core business è comunque la navigazione, è riferito alla navigazione oceanica. Negli ultimi anni siamo riusciti ad approcciare anche i motor yacht con divise apposite per il crew e gli owner, e collaborazioni anche con brand di rilievo nella motonautica oltre che nella vela, partendo dalla Volvo Ocean Race, arrivando banalmente a,
brand anche più piccoli e locali. Abbiamo detto che ne mancano pochissimi, io li cito quelli che mancano perché è giusto pure così. Manca Slam, perché sono tutti impegnatissimi in questo salone, manca Ellie Hansen, e a questo proposito vorrei dire a te, cioè Masto ed Ellie Hansen sono recentemente parte della stessa famiglia, quindi questo cambia in qualche modo le strategie, anche la parte che riguarda un po' la ricerca, lo sviluppo di nuovi prodotti, oppure no? Allora, sicuramente ci sarà un cambiamento in maniera generale dell'azienda, avrà acquisendo Masto e comprando Masto, Ellie Hansen sicuramente ha acquisito un know-how nella parte tecnica e ha implementato le sue conoscenze. A livello manageriale è cambiato molto, tranne in Italia, dove ancora vengono gestite in maniera separata i due brand, e sul mercato la presenza è ancora ben distinta, è gestita da persone diverse. Tutto il resto del mondo invece viene gestito prettamente dalla famiglia Ellie Hansen, anche per quanto riguarda il brand Masto. Bene, allora Dario, North Sail è un brand, insomma, diciamo, possiamo dire multispecialista, perché poi alla fine si parte dalla famosa veleria e poi l'abbigliamento diventa un po' un completamento, un abbigliamento che è sia sportswear generale sia abbigliamento un po' più tecnico. Il vostro punto della situazione? Esatto, la Crew Collection, che è stata introdotta da circa 2 anni, nasce proprio con questo tentativo di colmare questo gap esistente tra un mondo vela, dove l'eccellenza è notoria, e un mondo della distribuzione dell'abbigliamento sportswear, dove altrettanto ben pianificata, ben posizionata sul mercato, lasciava questa nicchia di mercato latente, per cui il cliente sportswear non era poi in grado di fare una fornitura per le barche, il cliente della veleria voleva vestirsi in Orseis e non riusciva, per cui questa diciamo, colmare questa necessità di mercato, di colmare questo gap esistente, ha portato alla creazione della Crew Collection, che è una linea sempre disponibile, che stiamo presentando nelle fiere, nei saloni nautici e in tutti gli eventi più importanti. Si lega soprattutto alle delle sponsorizzazioni, a delle società veliche. A partire dall'anno prossimo saremo sponsor ufficiali delle Voile de Saint-Tropez, che è un evento importantissimo con una risonanza mediatica enorme, e questa collezione in questo modo riesce a andare ad offrire un servizio complementare a quello che era il mondo della vela e contestualmente un servizio aggiuntivo a quello che è la vendita del nostro cliente tradizionale. Per cui l'essere presente in eventi di rilievo e essere in partnership con delle società veliche oppure eventi velistici di tutto rispetto ci permette appunto di andare a raggiungere l'obiettivo finale del consumatore. Certo, l'obiettivo finale alla fine è sempre il consumatore. Adesso a me piacerebbe chiedere a tutti voi qual è il fiore all'occhiello della vostra produzione, cioè qual è il Ronaldo, diciamo, come posso dire, proprio la punta di diamante del prodotto Sail Racing, del prodotto Montura, Toyo, Masto e North Sail. Quindi ognuno di voi fa una sorta di così, schiaccia il pulsante, si gioca il jolly del prodotto di riferimento. Se devo scegliere un capo, chiaramente scelgo un capo della nostra linea 50 nodi. E qui sopra 50 nodi, che poi dicono incidentalmente gli studiosi che sarà la velocità di punta che potranno raggiungere le nuove barche di Coppa America C75. Sembra che sia così, sembra possa essere così. Detto questo, la linea 50 nodi è il nostro fiore all'occhiello, è un po' la punta di diamante. È una cerata, che cos'è? Cioè una linea completa. Una cerata dove praticamente c'è una cerata. Il tessuto di questa cerata è un tessuto in Gore-Tex, 4-way stretch, quindi parliamo del massimo dal punto di vista tecnologico che può offrire il mercato dedicato alla vela, e è la linea con cui noi vestiremo il Team New Zealand. E quindi i famosi 50 nodi. Montura qua in fiera presenta una cerata Gore-Tex Pro
tre strati, con delle tecnologie particolari sul collo, dove si può trasformare in uno spray top con una serie di collari neoprene. E la salopette invece è tutta rinforzata con protezioni in Kevlar nei punti di più usura ed è diciamo così costruita con le nostre tecnologie che usiamo da anni nell'alpinismo, ovviamente usando il Gore-Tex Ocean, cioè marino, non usando il Gore-Tex normale. Ripeto, entriamo pian piano, ma abbiamo una forte tecnologia sviluppata in anni d'alpinismo. Piano piano ma con forte ambizione. Il fiore all'occhiello di Toyo, Davide. Beh, per chi si presenta da giovani come noi, è anche sempre. Abbiamo ovviamente, come dicevo prima, cercato di dare un qualche plus in tutti i prodotti che abbiamo presentato. Quindi allora sarebbe per fare un'ingiustizia nei confronti degli altri prodotti, allora posso spendere due parole per una linea di che è alle mie spalle di sacche. Completamente stagne, totalmente waterproof, che il cui materiale fatto è che il materiale si chiama poliestene TPU e diciamo che sono delle tele cerate in cui per il come sono fatte e il come sono concepite possono garantire la totale protezione dall'acqua, totalmente waterproof, e sono in varie dimensioni che vanno dai 40 litri ai 25 litri sotto forma di valigette, sotto forma di sacche, sotto forma di sacchi backpack, sacchi da montagna diciamo. Bene, bene, anche qui abbiamo sentito il fiore all'occhiello di Masto. Allora, non parlo dell'HPX che è sicuramente l'articolo più tecnico e più usato negli oceani, ma essendo in Italia parliamo dell'articolo più venduto in Italia, che è l'MPX Ocean Jacket, quindi una giacca in Gore-Tex, 28.000 mm di colonne d'acqua e la stessa tecnicità di un HPX, quindi al posto dei cadari frangenti le fluorescenze e tutta una serie di sicurezze che ti permettono di navigare anche per navigazioni lunghe in sicurezza senza problemi e stando al caldo, stando ben coperti e con un'ottima traspirabilità. L'MPX la vedete qua alle mie spalle, cioè sia la giacca che la salopette in tre colorazioni ed è sicuramente l'articolo per noi più venduto. Più venduto anche, quindi non solo un fiore all'occhiello ma anche proprio un best seller. Chiudiamo con Nort questa cosa e poi ci avviamo alla rush finale. Allora, nella Crew Collection sono tanti articoli importanti in collezione. Un'attenzione particolare, vorrei dire, il nostro fiore all'occhiello non è un capo in particolare, è il servizio. Al giorno d'oggi è estremamente importante quando ti chiama un armatore, una scuola a vela, qualcuno che ha bisogno di merce, è estremamente importante dargli un servizio puntuale, veloce, efficiente a qualsiasi ora del giorno, rispondere alle mail, a queste cose e fornire un prodotto che sia di ottima qualità con le caratteristiche, con le customizzazioni che richiede. E al giorno d'oggi questo elemento di servizio conta tanto quanto il prodotto, che ormai siamo a dei livelli comunque elevatissimi. Anche noi ovviamente abbiamo i tri-layer, abbiamo cuciture termonastrate. Un articolo in particolare voluto portare oggi in fiera, che nasce da una collaborazione con Valeria San Giorgio, è l'introduzione di giubbotti di salvataggio che per una serie di certificazioni, omologazioni hanno necessità di essere sviluppati e testati e studiati da fornitori che lo fanno da sempre. Per cui noi in fiera oggi, in aggiunta a quella che è la collezione tradizionale di Crew Collection, con dei campi invernali, quindi cerate, long john, guanti in Kevlar, tutta una serie di articoli estremamente tecnici, mi piace soffermarmi sul fatto che il cliente va coccolato e deve ricevere un servizio particolare, che oggi è quello che fa la differenza. Mi piace questa cosa del cliente coccolato. Pensate quanto è importante nella vostra vita, amici che ci seguite da casa, scegliere la cerata giusta, la maglia giusta, lo stivale, il guante, cioè quanto è importante anche l'abbigliamento nell'andare in barca a vela. Noi oggi abbiamo sentito, grazie alla redazione di Alessandro Danese che ha messo in piedi questo servizio, alla regia ovviamente di Alessandro Cece, abbiamo sentito veramente una fetta importante del mercato. Abbiamo detto di Slam, l'altro è di Alliansen, l'altro assente potremmo dire dal punto di vista dell'abbigliamento specializzato è Zic, che è Negrinautica, ma insomma
a me piace dire una cosa, che qui c'è il meglio delle aziende italiane e non italiane, ci sono imprenditori, c'è tanta ricerca, e quindi io chiudo questo bellissimo talk show con voi facendovi una domanda su quello che secondo voi potrebbe essere la direzione del futuro, cioè cosa ci si può aspettare di originale dal futuro dal punto di vista dell'abbigliamento nautico. Si parla di tecnologia e di ricerca, quali saranno secondo voi le possibili sorprese? Telegrafico. Per quanto riguarda il sottoscritto e quindi il marchio Sail Racing, secondo me comfort e esclusività e stile. Eh sì, per quanto mi riguarda, montura sicuramente, la vestibilità, il comfort sicuramente e il peso, le leggerezze pur avendo prestazioni termiche alte in caso di regate invernali. Grazie. Per dire qualcosa di non, assolutamente non innovativo e abbastanza banale, che sostanzialmente il prodotto che viene acquistato che risponda alla caratteristica per il quale viene acquistato, per cui noi ci dobbiamo confrontare con quelle. Quello che mi auguro nel breve periodo è che le aziende riescano, oltre a dare un ottimo servizio, come il mio collega qui di fianco ha detto prima, e assistenza post vendita, come Masto dà 8 anni di garanzia sul Gore-Tex in caso di delaminazione, allo stesso tempo ci vorrebbe anche un'elasticità da parte delle aziende in una customizzazione, perché quello che mi chiedono i clienti oggi è l'unicità di un prodotto, di una colorazione, o di seguire le necessità magari di una tasca in più o in meno rispetto a quello che il mercato propone. Io mi permetto di dire due cose. Una è un elemento a cui sicuramente tutte le aziende dovranno andare incontro, che è il tema dell'ecosostenibilità. Ne parlo perché è un argomento che Norseis ha a cuore ormai da più di 3 anni e con attività mirate per la salvaguardia dell'oceano, per lo smaltimento della plastica, per l'utilizzo di materiali che siano comunque ecosostenibili. E sicuramente anche nell'ambiente delle performance ci sarà sempre più attenzione a quello che è il nostro ambiente, la salvaguardia dell'oceano. Benissimo. Dicevo, l'aspetto che secondo me a livello poi strategico di prodotto potrà essere un elemento distintivo per il futuro è assolutamente la customizzazione, la possibilità per il consumatore di creare qualcosa in cui lui stesso è parte in causa nella creazione del prodotto. Se uno si crea una giacca e riesce a trovargli un dettaglio tecnico, un dettaglio di colore o anche la logatura, che banalmente la logatura, però se si riuscisse a dargli la conformazione corporea adeguata, lo stimolerebbe sicuramente di più a fare quello che è un acquisto che ormai deve essere fatto. Benissimo, allora io non faccio altro che augurarvi buon lavoro, grazie a North Sail, grazie a Masto, grazie a Toyo, a Montura e a Sail Racing, grazie davvero di essere stati con noi, è stato un talk show, come avete capito, innovativo anche da parte nostra, al prossimo servizio dello speciale salone qui su Sail TV, grazie.